di sera, eccoci le campioni su Rete 8 Sport. Buonasera, ben ritrovati alla nostra trasmissione. Insieme a me Marco Sansovini, il nostro coach. Ciao Marco. Ciao Mila, buonasera. Ben rivisto, e abbiamo in collegamento una squadra giovanile del Pescara. Questa sera sono gli under 15 di Mister D'Alessio. Buonasera ragazzi, eccoli qui tutti collegati in Zoom. Purtroppo non possiamo avere questi ragazzi in studio e ci dispiace tanto, ci manca il contatto fisico che avevamo gli anni scorsi, ma purtroppo il Covid ci impone questo protocollo, chiamiamolo così. La nostra trasmissione ormai la conoscete. Noi dialogheremo con questi ragazzi, conosceremo il loro mondo, vedremo anche dove e come si allenano e poi arriverà il giocatore del Pescara ai quali i ragazzi faranno delle domande. Loro sono pronti, sono tanti questa sera. Volevo subito coinvolgere Marco Sansovini, perché Marco tu questi ragazzi li conosci perché hai avuto una breve esperienza con loro. Sì, ho fatto un breve periodo cercando di aiutare Mister D'Alessio e ho un ottimo ricordo di questo periodo che, seppur breve, mi è stato molto d'aiuto. Ricordiamo sempre, tu alleni gli under 16, quindi diciamo che il primo impatto con il Pescara giovanile l'hai avuto con loro. Sì, fra i loro e i miei, diciamo, che abbiamo iniziato di pari passo. E, ecco, ripeto, mi è servito, perché non è servito a me solo iniziare ad allenare, ma anche vedere come ci si allena, quindi prendere spunto anche da allenatori con già una buona esperienza come Mister D'Alessio. Ecco, Mister Filippo D'Alessio lo rivediamo con piacere, lo coinvolgiamo. Buonasera Mister. Buonasera, buonasera, ciao. Mister D'Alessio, in breve, com'è questa squadra? Presentiamola. Ok, questa è una squadra particolare, nel senso che è un buon mix tra ragazzi che sono al Pescara da tanto tempo e qualcuno invece che è arrivato da poco. È un gruppo molto numeroso, sono 36 ragazzi, diciamo che stiamo per diventare un bel gruppo forte e consolidato. Abbiamo avuto un lungo stop per il Covid, dove i ragazzi soprattutto di fuori sono dovuti tornare a casa e questo non ci ha aiutato a conoscerci meglio. Però devo dire che da qualche settimana, da quando siamo tutti, ci stiamo ritrovando, stiamo crescendo. È un gruppo, diciamo, in forte crescita. È un gruppo libero, un gruppo di ragazzi che amano lavorare, che hanno tutti quanti un sogno, che... Devo dire che ogni allenamento cercano di mettere sempre qualche mattoncino in più affinché possano migliorare. Quindi io sono veramente orgoglioso di questo gruppo e secondo me questi ragazzi possono tutti quanti cercare di raggiungere i propri obiettivi. Quanto vi manca il campionato? Il campionato manca tanto, più che altro per verificare quello che è il processo di apprendimento, non tanto come diciamo voglia di raggiungere il risultato della partita, ma più che altro per capire, soprattutto per noi staff, per capire a che punto sono i ragazzi e soprattutto su cosa andare a lavorare, perché poi in allenamento non vengono fuori quelli che possono essere dei dettagli un po' più precisi che ci può dare solamente la partita. Questa è una difficoltà che trovi anche tu, Marco, con i tuoi? Ma ovviamente questa è una difficoltà che troviamo non solo io e Filippo, ma tutti gli allenatori, ma anche i ragazzi, credo che vogliano misurarsi contro altre squadre, contro le loro parietà, per dimostrare proprio quello che hanno appreso e quanto sono cresciuti durante la settimana e durante questi mesi. Da addetto ai lavori, secondo te potrebbero esserci le regole, le condizioni per tornare a giocare? Ma io credo che piano piano si possa tornare a giocare. Ora, quando, non so, tutti quanti speriamo il prima possibile, è normale che non dobbiamo cercare di non rischiare niente per noi, per i ragazzi e quindi anche per le loro famiglie quando loro tornano. Però io credo che con qualche accorgimento serio e un po' di buonsenso si possa tranquillamente tornare a giocare. Diamo il via ai nostri servizi, andiamo al Delfino Training Center dove si allena il gruppo di Mister D'Alessio. Siamo andati a trovarli insieme a Luca Tesaio, vediamo. Siamo tutti un po'
molto contenti di questo aspetto, perché sia per i ragazzi ma anche per noi non vedevamo l'ora di tornare sul campo, di respirare l'aria del Poggio, rivedere questi ragazzi e tornare, diciamo, a fare quello che amiamo di più. Allora, questo è un gruppo 2006, è un gruppo fatto di ragazzi che vengono dalla nostra scuola calcio, ma diciamo un buon 50% sono ragazzi tutti nuovi. Ci sono sia ragazzi che vengono da fuori regione, ma anche ragazzi che abbiamo preso qui sul territorio. Diciamo che è un gruppo molto numeroso, sono 36 giocatori in tutto, e fatto di ragazzi, qualcuno che è cresciuto già, qualcuno che invece è ancora in una fase iniziale del proprio sviluppo, però devo dire che sono dei ragazzi esemplari dal punto di vista della cultura del lavoro, dell'impegno, della dedizione, quindi si può solo migliorare su queste basi. Si cerca di dividere il gruppo, devo dire che lavoro con uno staff di persone come il prof Pennese, come Daniele Stante, il mister Antonio Cozzi, che riusciamo a lavorare in piccoli gruppi e al tempo stesso ci riusciamo a dare una mano, a collaborare, quindi grazie al mio staff riesco a fare un lavoro a mio parere idoneo anche per un numero così alto. Sì, da parte nostra ci deve essere la capacità anche di stemperare un po' quella che può essere una tensione nel portare una maglia professionistica. Ci sono tante pressioni che i ragazzi vivono, ma al tempo stesso loro devono essere consapevoli di essere in un contesto dove il calcio sia un divertimento, ma al tempo stesso è qualcosa di un po' più serio. Noi qui veramente abbiamo tutto a disposizione per fare grandi cose e abbiamo un grosso senso di responsabilità, proprio perché capiamo che chi è sopra di noi investe tanto su di noi e quindi noi dobbiamo cercare di far fruttare al meglio quelli che sono gli sforzi da parte della società. Questa era l'intervista a mister D'Alesio. Marco, invidi questo numero elevato di giocatori che ha a disposizione il tuo collega? Ti devo dare una risposta sincera. No, sono veramente tanti, quindi bravo, bravo Filippo e bravi tutti i componenti del suo staff, che sono persone estremamente competenti. Ora ho imparato a conoscerli, però hanno un compito arduo decisamente, perché 36 ragazzi sono un gruppo abbastanza ampio. Mister D'Alesio, come mai questa scelta di mantenere un gruppo così numeroso, anche in tempi di Covid? Sì, perché in questo gruppo ci sono dei ragazzi che al momento possono essere un po' più indietro come crescita fisica, come crescita da un punto di vista atletico, che però hanno dimostrato comunque delle capacità di comprensione del gioco, delle capacità tecniche, una prospettiva che forse in questo momento potrebbe un po' penalizzarli, però al tempo stesso tra qualche anno possono venire fuori quelle che sono le loro vere qualità. E invece ci sono altri ragazzi che al momento stanno un po' più avanti e quindi di conseguenza il gruppo è molto numeroso, proprio perché dobbiamo essere bravi poi a capire nelle scelte che dovremmo fare a fine anno chi è il caso vada avanti con il Pescara, chi è il caso invece che possa fare delle esperienze in altre società dove comunque può crescere e giocare di più, perché comunque l'allenamento è importante, ma naturalmente i ragazzi, come diceva prima Marco, vogliono confrontarsi anche con altre squadre. Allora, voi non avete un capitano vero e proprio, vero mister? No, non ancora. Diciamo che ci sono diversi ragazzi che sono esemplari per questa squadra. È una scelta un po' di evitare di dare la fascia da capitano a un solo ragazzo e cercare di responsabilizzare un po' più il gruppo. E questa è una scelta che abbiamo preso noi come staff e stiamo portando avanti, però nel tempo, qualora ci dovessimo accorgere che qualcuno spicca come qualità sia in campo che fuori, sicuramente si guadagnerà la fascia al braccio. E uno dei candidati potrebbe essere Samuele Baldacci, perché è uno dei più longevi atleti della vostra squadra, giusto? Sì, e poi è un ragazzo che dà veramente l'anima in campo, è uno che sa comunicare con i compagni,
È un ragazzo, ecco, è uno di quei ragazzi veramente, veramente esemplari. Allora, Samuele, sei stato scelto per fare una domanda a Marco Sansovini. Sì, buonasera mister. Io volevo chiederti innanzitutto la differenza tra il fare il giocatore e il fare l'allenatore e soprattutto cosa conservi del nostro periodo in cui siamo stati insieme a fare allenamento, un ricordo, un'esperienza, seppure il periodo è stato breve. Ciao Samuele, grazie per le domande. Allora, cambia tanto essere, ti rispondo alla prima, passare da giocatore ad allenatore veramente cambia il mondo completamente. La materia è sempre la stessa sicuramente, il calcio, e quindi cerco di mettere la stessa passione che mettevo da giocatore in questo nuovo ruolo, sapendo bene che io sono quello che ha più da imparare di tutti quanti. Sono alle mie prime armi, come ho detto ai miei ragazzi, loro devono essere consapevoli che comunque sbaglierò e perciò gli ho chiesto di perdonarmi anticipatamente. Però è una bellissima esperienza, devo essere sincero, non sono pentito di aver smesso e ringrazio la società per avermi dato questa bellissima opportunità. Per quanto riguarda invece il nostro periodo insieme, conservo un ottimo ricordo di voi e appunto dello staff di cui ho fatto parte per poco. Mi ha insegnato, ringrazio Filippo perché mi ha insegnato tanto, seppur in poco tempo, e sono riuscito a prendere spunto in numerosi aspetti dell'allenamento, anche a livello comunicativo, e comunque io continuo sempre a confrontarmi con lui. Bene, grazie. Belle parole. Adesso andiamo a curiosare. Vuole rispondere, mister D'Alessio? No, concordo del fatto che con Marco ci confrontiamo quasi tutti i giorni. Prima dell'allenamento parliamo un po' di quello che avremo fatto nell'allenamento, come stanno andando le cose, quindi diciamo c'è molta sintonia. Bene, dicevo, andiamo a curiosare in un allenamento di questa squadra degli Under 15 di mister D'Alessio. Torniamo al Delfino Training Center insieme a Luca Teseo. Io sono Samuele Baldacci, ho 14 anni, questo è il mio quinto anno al Pescara, ho iniziato alla Caldor e poi all'età di 10 anni sono venuto qui. Io sono Andrea Oliviero, ho 14 anni, gioco nel Pescara da un anno e vengo da una scuola calcio di Napoli, Real Casarea. Sono qui per raggiungere il mio sogno, diventare calciatore. Ho giocato 10 anni a calcio e credo di essermi impegnato e quindi meritare di giocare qui. Siamo un gruppo quest'anno nuovo, sono arrivati uno dei 12-14 elementi nuovi, forse anche un po' di meno, massimo 12 credo. E si sono integrati subito benissimo, siamo una bella famiglia, abbiamo fatto subito amicizia con i nuovi, mentre per il gruppo, diciamo, chiamiamoli vecchi, siamo molto molto uniti anche fuori dal campo. Questo è un gruppo, cioè, molto unito, ci alleniamo molto bene, il nostro mister è bravissimo, ci aiuta sia a comportarci bene fuori al campo e sì, ci aiuta molto in campo. Col mister appena sono arrivato ho creato subito un bel rapporto perché è un mister molto bravo e diciamo che mi ha aiutato molto, perché io da quando sono arrivato qui non sono stato molto bene all'inizio per la lontananza da casa, però lui mi sta aiutando molto col tempo a migliorare. Il mister è un mister che io è per il quarto anno di fila che ho, devo dire che mi piace molto il suo modo di allenare, le sue idee, mi ci trovo molto bene e penso siano dei concetti quelli che lui ci prova a far capire, gli allenamenti molto attuali.
Ovviamente per me è un privilegio essere qui ogni giorno con dedizione, con impegno, anche con sacrifici. Cerco di organizzarmi anche con lo studio per gli allenamenti. È una maglia importante che ha anche una sua storia e per me è un orgoglio veramente indossarla negli allenamenti e nelle partite. Grande soddisfazione essere qui, spero di diventare come Verratti, come Insigne, speriamo. E torniamo in studio per entrare nel vivo della nostra trasmissione. Marco Sansovini, cosa mi rispondi se ti dico che il giocatore ospite questa sera è Leandro Fernandes? Tanto gli do il benvenuto in questa trasmissione, nel Pescara, perché non ho avuto modo di darglielo precedentemente. Sono riuscito a vederlo ogni tanto quando vado allo stadio a vedere la partita. Direi che è un centrocampista che ha sicuramente buone qualità, un ragazzo giovane, quindi ha decisamente un'ottima prospettiva. Ciao Leandro, benvenuto a Cuccioli e Campioni. Ciao, grazie per stare qua con voi. Leandro, i ragazzi che tra poco ti faranno le domande hanno circa 14 anni, sono under 15, alla loro età tu dove eri, dove giocavi? Allora, io con 14 anni giocavo a PSV, a Eindhoven, in Olanda. Sì, cosa posso dire a voi? Che voi dovete avere felicità con il calcio, dovete essere molto orgogliosi di voi stesso, perché fare il calciatore non è facile e tanto voi siete tutti bravi, siete a Pescara, un club di amore. I Dolfini, voi conoscete già, siamo molto orgogliosi di stare qua, quindi per voi c'è ancora una strada da fare, però voi dovete crederci in te stesso e andare sempre 3.000 all'ora ogni giorno e così. Andiamo da Massimo Profeta per avere un profilo di questo calciatore che al primo impatto con l'Italia ha avuto la fortuna di militare nel settore giovanile nella primavera della Juventus e credo anche esordire in prima squadra. Sì, Leandro Fernandes è un giocatore molto giovane, è nato il 25 dicembre 1999, di fatto è un 2000, la sua esperienza in Italia, è arrivato alla Juventus nel gennaio 2018, ha giocato nella formazione Primavera che era allenata da un ex giocatore, Alessandro Dal Canto, ha fatto tutte le partite di quel campionato, titolare inamovibile, un giocatore versatile, molto duttile, perché Dal Canto lo ha utilizzato come centrocampista, come regista, diciamo, della formazione bianconera, vertice basso del centrocampo, mezzala ma anche tre quarti, insieme con Del Sole, altro giocatore che qui a Pescara conosciamo molto bene. Perché? Perché in quella Juventus c'era Muratore che fungeva, diciamo così, da regista. Muratore che il Pescara ha affrontato con la Reggiana, è un calciatore che è stato preso in prestito quest'anno dalla formazione emiliana. Quello è stato un campionato molto importante per Fernandes perché, ripeto, ha giocato tutte le partite da titolare, ha anche segnato tre gol, tra l'altro negli scontri con l'Inter che vinse anche lo scudetto, l'Inter di Vecchi, c'era Odegaard, c'era Zaniolo in quell'Inter fantastica con Zappa e Bettella che erano giocatori titolari della formazione nerazzurra, il terzino sinistro era addirittura Marco Sala che milita quest'anno nella SPAL di proprietà del Sassuolo. Insomma, stiamo parlando di un campionato primavera molto ma molto performante che ha dato visibilità sicuramente a Leandro Fernandes, che l'anno successivo nel 2018-2019 ha partecipato al campionato Under 23 con appunto la Juventus allenata da Mauro Zironelli. È stata una stagione molto sfortunata per Leandro perché ha giocato la prima partita, se non vado errato, con l'Alessandria, poi 5 mesi ai margini per infortunio, mi pare, al
al ginocchio, in totale soltanto 5 presenze. Nel 2019-2020 è tornato in Olanda, nel massimo campionato olandese, ha giocato nel Fortuna Sittard. Anche in questo caso però è stato un anno un po' travagliato, perché per un problema fisico è stato costretto a saltare 13 partite. Leandro ha giocato, ha collezionato alla fine 5 gettoni e ha affrontato Odgar, che militava nelle Rembben. Con la squadra olandese Odgar ha segnato 7 gol sino allo stop per la pandemia. I due si sono affrontati in Fortuna Sittard e Rembben, 2-1 il verdetto finale. Quello è stato l'incrocio tra i due giocatori che saranno compagni di squadra, perché Odgar sarà ufficializzato a breve dal club biancazzurro. A settembre il suo approdo a Pescara era proprio il 28-29 settembre, subito in campo nel match di Coppa Italia con il Notaresco, partita che tutti ricordiamo, una fatica enorme per i biancazzurri di Massimo Oddo. Il Notaresco milita nel campionato di Serie D, tra l'altro Sansovini conosce bene il Notaresco perché lo scorso anno ha fatto tanti gol e ha regalato tante gioie ai sostenitori della squadra del presidente Salvatore Di Giovanni. Il Pescara si è imposto soltanto ai calci di rigore 9-8 e poi c'è stato l'esordio in campionato nei minuti finali del match con il Frosinone, allenatore sempre Massimo Oddo. La prima partita da titolare a Lecce, Lecce ha disputato sicuramente una buonissima partita Leandro Fernandez, se non vado errato, se non ricordo male, da centrocampista centrale. Poi è stato confermato per le successive 3 partite dal primo minuto contro Cittadella, Spalle e Pordenone. Col Pordenone, ultima partita di Oddo, c'è stata l'espulsione, è arrivato Breda, si è ritagliato uno spazio anche con il neo allenatore, non ha mai giocato dal primo minuto, però altre 5 presenze, in totale 12 gettoni in questa prima esperienza con la maglia del Delfino per Leandro Fernandez, se consideriamo anche le 2 di Coppa Italia col Notaresco e il 30 ottobre a Parma quando entrò in corso d'opera. Per quanto riguarda le caratteristiche, abbiamo già detto, è un elemento duttile, versatile, secondo me può dare una grande mano, ha una grande forza. Ecco, gli vorrei fare subito una domanda, perché per me, da come l'ho visto io, Leandro Fernandez può dare il meglio di sé in un centrocampo a 2. Io ho sempre avuto questa idea di Fernandez, perché ha una grande forza delle gambe, è un giocatore dinamico ed è anche dotato di una buona tecnica. Leandro, che dici? Ciao, grazie per tutto Massimo. Sì, anch'io penso così come te. Mi piace più giocare in 2, come hai visto mi piace muovermi in campo, però alla fine devo fare quello che il mister dice, quello che il mister vuole, e così voglio dare una mano nella squadra e alla squadra, e dove il mister mi mette devo fare il meglio possibile per portare i punti, i risultati a casa. Leandro, tra l'altro c'è da dire, Mila, prima di cederti di nuovo la parola, abbiamo detto anche dell'esperienza con Allegri alla Juventus, perché se non vado errato, Leandro, correggimi se sbaglio, tu hai partecipato a una tournée con la prima squadra e Allegri ti ha dato fiducia, no? Sì, sì, sì. Mister Allegri è molto speciale per me, lui mi ha dato tanta fiducia, ma proprio tanto, e ero con la prima squadra in America, ho giocato 4 su 4 partite, ho fatto il mio esordio lì, era un momento incredibile, c'è un ragazzino che viene da Olanda, ero ancora un po', stavo cercando la lingua, come devo fare, così, e dopo un certo punto giocavo avanti a 85.000 persone. Come state reagendo alla sconfitta con la Cremonese? Allora, la squadra è molto positiva, noi non dobbiamo mollare, cioè alla fine i risultati contano,
dobbiamo migliorare, e lo sappiamo, e stiamo facendo un gran lavoro su allenamenti, e Mister Breda sta facendo un gran lavoro con i ragazzi, con tutti quanti. Noi siamo, ci abbiamo ancora fiducia, non molliamo e andiamo sempre in avanti. E dobbiamo portare risultati contro Salernitana. Ecco, vorrei coinvolgere Marco Sansovini, quello visto nell'ultima partita, un Pescara da mettere in discussione, ma la società si sta muovendo sul mercato, quindi quali margini di miglioramento ci sono per questa squadra? Ma margini di miglioramento ce ne sono sicuramente tanti. Ora con questo mercato, con i nuovi acquisti, sicuramente daranno qualità e fisicità in più, che non fa mai male. La squadra comunque, al di là dei risultati altalenanti, è già buona di per sé, perché comunque i ragazzi hanno dato prova in alcune partite di prestazioni veramente importanti e accompagnati a risultati altrettanto eclatanti. Vuol dire che il gruppo c'è e i ragazzi le qualità ce le hanno, e bisogna solamente cercare di trovare quella continuità che è l'elemento fondamentale durante un campionato. Grazie Marco Sansovini, noi ti lasciamo andare perché come sempre sei impegnato con la tua squadra, e torniamo ai nostri cuccioli, ma Marco Sansovini ha una sorpresa per noi. Allora, sì, perché proprio per i ragazzi, per un ragazzo particolarmente è rivolto, e devo ringraziare tutti i compagni di squadra e soprattutto mister Filippo D'Alesio, che hanno pensato a questa bella sorpresa. La faccio vedere. Ma che questa bello. È la maglia, eccola qui, la inquadro bene, per un ragazzo che purtroppo ha subito un infortunio questa settimana. Io ti posso dire, di Simone, di non mollare e di ripartire sempre ogni giorno con entusiasmo nuovo per recuperare il prima possibile, perché sei giovane e quindi recupererai certamente bene, al meglio, mai abbassare la testa, mai abbassare l'entusiasmo, e con la grande voglia di ritornare in campo il prima possibile e al meglio. Questa maglia è per te, te la dedicano i tuoi compagni e il tuo mister. Che bella sorpresa, sentiamo Simone. Grazie, grazie. Bella sorpresa. Sei contento? Contento. Simone, come stai? Adesso è bello. Ancora male, male. Ma quale tipo di infortunio hai avuto in campo? Ah, non ho capito. Che infortunio hai avuto? Quanto è grave questo infortunio? Durante l'allenamento mi sono fatto male, mi sono fatto male. Noi ti facciamo un forte in bocca al lupo, e questa sorpresa è veramente molto molto bella. Grazie a Marco Sansovini, grazie anche ad Angelo Londrillo, che immagino sia complice in questa carambata, chiamiamola così. Ragazzi, noi purtroppo non siamo nelle condizioni di fare un applauso, ma questa volta ci vuole, anche a distanza con Zoom. Lo facciamo un applauso a Marco Sansovini e a Simone? A Simone soprattutto, anzi. Ce lo fate sentire questo applauso da casa? Grazie, allora in bocca al lupo di nuovo a Simone, grazie a Marco Sansovini, ci vediamo la prossima settimana a Cuccioli e Campioni, e noi adesso diamo la parola ai nostri ospiti dell'Under 15. La prima domanda da Giuseppe Addari per Leandro Fernandez. Che differenza hai trovato tra giocare in una squadra Under 23 e la prima squadra del Pescara? Devi pensare molto più veloce, devi essere più forte, più intelligente. E sì, la differenza è grande, perché a prima squadra ti senti proprio un calciatore, cioè da una grande squadra, con tifosi, con tutto, più responsabilità. Samuele Baldacci, la tua domanda. Allora sì, buonasera innanzitutto. Io volevo chiederti la differenza tra fuori dal campo, quindi a livello culturale e di vita sociale, tra l'Olanda e l'Italia.
Iniziamo, ciao Samuele, iniziamo che non ho mai mangiato così tanto pasta nella mia vita finché sono arrivato qua. La vita qua è differente come Olanda, perché cioè, iniziamo già, qua si allenano più forte, quindi dopo allenamento sei più stanco, fai trattamenti, fai scarico. La pioggia sempre, fa freddo, qua fa caldo, sì, è una differenza. Alessio Di Blasio. Buonasera Leandro, volevo chiederti, è stato difficile passare da una squadra all'altra, magari perché nella squadra precedente avevi stretto dei legami? Ciao Alessio, no, perché nel calcio tu devi avere fiducia in te stesso, non importa dove giochi, dove sei, in quel paese che sei, tu devi andare con massima fiducia e alla fine trovi pure amici in altri paesi, altre squadre, devi, se, arriva. Grazie, Umberto, grazie. Umberto Di Carlo. Carlo. Ogni volta che te lasci gli scarpini prima di andare in campo, quali sensazioni e quali sentimenti hai? Cosa provi? Ciao Umberto. Io prima dell'allenamento o partita entro il campo per migliorarmi ogni giorno di più. Ogni giorno vado con l'atteggiamento di migliorarmi e essere meglio di ieri, diventare più forte, andare massimo 100%, andare a 3.000 all'ora e alla fine più importante è divertirmi in campo. Federico Di Francesco. Volevo chiederti quale consiglio puoi dare a noi ragazzi che in futuro sogniamo di avere una carriera da calciatore. Ciao Federico, quale consiglio? Io vi posso dire che siete bravi, perché se no non giocavi alla Pescara. E come ho detto prima, devi avere fiducia in te stesso in ogni momento, ogni situazione. E cioè ogni giorno devi svegliarti e pensare: io sono il meglio giocatore del mondo, io devo essere il meglio di tutti, cioè devo spingere, devo essere felice, devo migliorare, devo studiare, devo fare tutto per diventare più forte. E queste cose iniziano già come mangi, come dormi, rispetto in generale, come ti comporti, l'umiltà. Sebastiano Di Paolo. Buonasera. Leandro, ti volevo chiedere se all'inizio avresti mai pensato di riuscire a diventare un calciatore. Ti sono sincero, quando sono iniziato non avevo quello che ce l'ho adesso in mente, perché dovevo imparare questo modo di pensare, perché la vita ti dà risposte ma tu non hai chiesto niente, hai capito? Quindi devi, cioè io quando sono iniziato a giocare calcio mi divertivo, mi avevo felicità, e adesso è diventato cioè la mia vita. Adesso mi sento, senza calcio non sono più Leandro Fernandez. Simone Dirino. Buonasera a tutti, la mia domanda è: secondo te nel calcio moderno è più importante avere la qualità o la cattiveria agonistica? E tu che calciatore ti reputi? Ciao Simone, secondo me
Io penso che non basta solo essere forte nel piede, cioè talento è niente senza atteggiamento giusto, senza lavoro, senza la mentalità, hai capito? Il calcio inizia già qua. Se tu tipo, se tu guardi giocatori molto forti, cioè non parlo di Lionel Messi, ma parlo di Carles Puyol, è uno che è diventato come un grande, un esempio per tutti, per la cattiveria, per l'amore del calcio, per lavoro e per tutto. Quindi senza lavorare, senza lavoro, senza la mentalità non vai avanti. Puoi essere bravo, però non fai il passo che è definitivo. Lorenzo Mattioli? Sei stato costretto ad abbandonare gli studi per avere un futuro da calciatore o tuttora studi? Come ho detto prima, calcio è diventato la mia vita. E parlo per me stesso. Con calcio potevo fare di più per i miei, per me stesso, per la mia famiglia. Quindi ho scelto di andare a 3.000 all'ora per il calcio, perché pensavo di fare meglio con calcio di a studiare. Stefano Alberto. In quale caratteristica devi migliorare e in quale ti senti più forte? Allora, devo migliorare le fasi tattiche. Secondo me posso ancora migliorare tanto in aspetto di tattiche, eppure la continuità, giusto? Continuità, sì. Sì, delle partite, di essere importanti per la squadra, e cioè queste cose, sì. E in che cosa ti senti più forte, chiedeva anche Stefan? Secondo me tecnicamente sono non sono male. Penso di pure in duelli che mi trovo bene. Sì, questo. Parla di tecnica, fa bene Leandro a dirsi da solo che è tecnicamente valido, Massimo. No, assolutamente sono d'accordo, lo dicevo anche prima nel profilo, nella descrizione del giocatore sul piano tecnico-tattico. Secondo me tecnicamente può ancora migliorare, però le basi ci sono assolutamente, e anche sul piano tattico diceva bene, perché lui secondo me deve migliorare proprio la posizione. Certe volte magari se ne va un po' troppo in giro per il campo, mettiamola così, no? Però ecco, sono cose che si acquisiscono col tempo, perché lui è giovane e quindi non ci sono dubbi su questo. Ha soltanto 21 anni, anzi li deve ancora compiere se non vado errato, perché 25 dicembre 1999, no, 21 già li ha fatti, 21, quindi sì. Sì. Però 22 insomma li farà tra quasi un anno, quindi è giovanissimo. Sono tutte cose che si acquisiscono, Mila, col tempo, con l'allenamento, con l'esercitazione. Ecco, la ripetizione del gesto è fondamentale secondo me. Lui prima, ti rubo 10 secondi, sì. Diceva che quando era piccolo giocava in mezzo alla strada. Ecco, io batto sempre su questo tasto: la palestra della strada è fondamentale per la crescita dei giovani. È vero che adesso non c'è più la palestra della strada perché sono cambiati i tempi, però ci sono delle nazioni, dei mondi in cui ancora questo è possibile. E non ci meravigliamo se, per esempio, mi viene da pensare agli africani, ai brasiliani, no? Hanno qualcosa in più rispetto agli europei, proprio per questo motivo, perché lì c'è ancora la cultura della palestra della strada. Vediamo sempre meno ragazzi collegati, perché questa per loro è l'ora dell'allenamento e quindi piano piano stanno raggiungendo il Delfino Training Center. Carlo Salce, la tua domanda.
Buonasera Leandro, io volevo chiederti che ruolo facevi quando iniziò a giocare a pallone. Ciao, buonasera Carlo, io sono iniziato a terzino a sinistra con tutto il fianco libero per me. Sì, sono iniziato la terzina. Jaroslav Tamburro. Buonasera Leandro, il Gazzetta ti aspetta molto da te. Pensi di riuscire a dare una svolta o comunque a dare un gran contributo alla squadra? Ciao Jaroslav. Sì, perché io aspetto molto da me stesso pure. Cioè, siamo una squadra, non posso cambiare solo io, non posso dare, però io posso dare qualcosa in più. Io posso iniziare a fare il svolto, hai capito? E dovremmo aver concluso il giro di domande dei ragazzi, vero Daniele Stante, che è il vice di Mister D'Alessio? Ciao sì, Daniele. Sì, ciao, buonasera a tutti, ciao Leandro. Sì, abbiamo finito, penso. Stiamo per iniziare a fare allenamento, quindi... Ricordiamo che appunto quando noi registriamo per molte squadre allora l'allenamento. Allora Daniele, vuoi fare tu una domanda a Leandro oppure vuoi sì, commentare le domande dei tuoi ragazzi? I ragazzi hanno fatto delle domande giuste, penso, e Leandro ha risposto molto molto bene, devo dire, ha dato sicuramente qualche spunto importante a tutti i ragazzi, visto come lui anche ha detto, è un giovane ragazzo proprio come loro, quindi consigli giusti per i ragazzi. Una cosa che mi ha fatto piacere è sentire dire parlare della famiglia e l'importanza di quello che succede fuori dal campo, dell'alimentazione, dello stare magari a casa senza magari uscire o fare altro che un calciatore magari non può permettersi, appunto. Una domanda che voglio fargli è appunto quanto può essere importante il gruppo nell'ambito calcistico, ecco, in una partita di calcio magari e nel professionismo soprattutto. Non ho capito bene questa domanda. Quanto è importante, il gruppo? Giusto. Il gruppo è tutto, perché senza gruppo non puoi giocare. Secondo me si giochi insieme con la squadra e diventi più da una squadra. E diventi propria famiglia in campo, vai più forte di normale. Secondo me tu devi correre per tuo compagno, devi lottare per tuo compagno, devi aiutare tuo compagno, perché alla fine se tu vuoi andare avanti hai bisogno di tuoi compagni. Quindi secondo me è giusto chi pensi a te stesso, chi vuoi diventare forte te, però... Se tu fai bene in allenamento, se tu spingi nelle partite, aiuti anche i tuoi compagni e loro si diventano anche più forti, possono darti più possibilità per diventare forti. Quindi la mia risposta è la squadra è molto importante. Secondo me prima squadra e dopo te. Grazie Leandro, noi adesso ci occupiamo della primavera del Pescara perché la squadra di Iervese, come sapete, è tornata finalmente a giocare ottenendo un pareggio con lo Spezia e si appresta ad affrontare la Salernitana proprio come il Pescara, la gara si svolgerà domani. Ascoltiamo il mister ed un suo calciatore. Il servizio è stato realizzato insieme a Francesco Paolo Salviani.
Mister Irvese, contro lo Spezia, due punti persi o un punto guadagnato? Ma credo due punti persi, perché è una partita che potevamo vincere, abbiamo avuto delle buone occasioni per poter fare gol, però anche nello stesso tempo lo Spezia ci ha creato in qualche situazione qualche difficoltà. E nello stesso tempo dovevamo cercare un po' di più la verticalità, però ecco, ripeto, è la prima partita, i ragazzi erano tesi, concentrati, quindi alla fine è stato bene. Sul Crotone, ma rispetto alla capolista avete due partite da recuperare contro una, quindi questo primo posto potete meritarlo. Sì, anche se in questo momento credimi non è l'obiettivo principale, l'obiettivo principale è quello di continuare a crescere e diventare una squadra, e poi sono convinto che la conseguenza sarà il risultato, quindi dobbiamo pensare in questo momento a migliorare sotto il profilo individuale, anche sotto il profilo di squadra, per poi poter ambire alle posizioni alte. Analizziamo la gara di domani, si torna sul campo di casa con la Salernitana. Sì, sabato giochiamo contro la Salernitana e credo tutte le partite saranno partite complicate, e sappiamo già qualcosa della Salernitana, però dobbiamo pensare a noi stessi, prepararci bene, cercare di evitare gli errori commessi in una partita contro lo Spezia. Però ripeto, sono convinto che questo processo di crescita andrà avanti in maniera molto, molto importante, ed è l'obiettivo finale di questo momento. Cercavamo la vittoria, comunque conosciamo le nostre potenzialità, e quindi cercheremo di rifarci nella prossima gara, che comunque sarà difficile perché incontriamo una squadra tosta che negli ultimi anni ci ha sempre dato fino alla torcia, però entreremo in campo per portare a casa la vittoria. Tu sei ormai un veterano del Pescara giovanile, sei qui dall'Under 16. Sì, dall'Under 16 è stato un percorso di crescita fantastico, comunque siamo rimasti sempre gli stessi. Il sogno è la prima squadra. Sì, il sogno è la prima squadra, e comunque in questa squadra c'è un livello alto di gioco e di un gruppo fantastico, e col mister chiede di essere coesi e la prima squadra. Per chiudere invece l'obiettivo stagionale della primavera 1. Sì, la primavera 1 è l'obiettivo. Ripeto, conosciamo le nostre potenzialità e punteremo a quello per vincere il campionato. Ultime battute per Cuccioli e Campioni, ci proiettiamo nella gara di domani tra la Salernitana e il Pescara. Massimo Profeta, due squadre assetate di punti, che cosa può succedere alla Rechi? Mi fai sempre questa domanda, lo so, in omaggio al mio cognome. Esatto. Io purtroppo non ci azzecco mai. E niente, questa è una partita sicuramente molto importante, ma è una banalità quella che dico, perché sono tutte importanti. La Salernitana in realtà sta accusando una flessione che può essere anche fisiologica, perché insomma ha fatto un grande campionato fino a questo momento, l'11 di Fabrizio Castori, che conosciamo molto bene, soprattutto per il carattere che dà le proprie formazioni, per l'aggressività, perché troveremo sicuramente una squadra molto aggressiva, un po' come lo è stato il Trapani lo scorso anno, un autentico miracolo sul campo quello compiuto da Castori. Poi purtroppo per il Trapani e per Castori sappiamo come è andata a finire, però ecco, la Salernitana viene da 3 sconfitte consecutive, 10 gol incassati, nessuno fatto, contro Monza, contro il Pordenone in casa e soprattutto nell'ultima partita di Empoli, 5-0 il verdetto finale. Il Pescara deve reagire, si chiede alla squadra una prova d'orgoglio sicuramente, non sarà un avversario facile, ma questo lo sappiamo. Io ho molta fiducia, perché comunque piano piano questa squadra sta venendo fuori da una situazione molto, ma molto difficile. Sarà un campionato di sofferenza, ma questo ce lo dobbiamo mettere in testa, lo abbiamo già capito, il Pescara deve avere come obiettivo solo e soltanto la salvezza, al di là dei rinforzi che stanno arrivando con Machin, Sorensen, Odgaard, che è stato praticamente ufficializzato dal club biancazzurro. È una sfida tra l'altro caratterizzata da tanti ex Mila, perché da una parte
c'è Breda che è stato capitano della Salernitana, ha vinto due campionati soprattutto con Delio Rossi in panchina negli anni 90, è stato anche allenatore della Salernitana in una delle sue prime esperienze, ha sfiorato la vittoria del torneo di C nella stagione 2010-2011. Gli altri ex sono Maestro, Jaroscinski e Busellato. Nel Pescara invece, nella Salernitana, Ghiomber, Koulibaly e Antonucci, che qui purtroppo per lui non ha lasciato il segno. Quindi insomma ci saranno tanti spunti. Il Pescara deve andare a giocare in un solo modo, deve cercare di difendersi bene e ripartire in contropiede. Non possiamo chiedere altro a questa squadra, cioè gli esteti si devono mettere il cuore in pace, perché in questo momento servono solo punti, ma i punti si fanno soltanto con il carattere e con l'organizzazione. Questo è vero, e come ha detto poc'anzi Fernandez, col gruppo, la forza del gruppo può essere davvero determinante. Leandro Fernandez, condividi quello che afferma Massimo Profeta: molta sostanza e poca apparenza. Leandro? Scusa, sì, sono d'accordo con Massi, lui ha detto tutto, secondo me non posso più dire altre cose, così non possiamo permetterci a perdere punti qua, perché dobbiamo salvarci. E noi abbiamo la qualità nella squadra, abbiamo un gran squadra, però il calcio è così, il calcio è dura, dobbiamo solo pensare a fare risultati e uscire da questa situazione appena possibile, e da lì diventa più facile pure per noi, ma pure per voi, pure per tifosi, per tutti quanti, perché siamo in un situazione difficile, tutto lo sappiamo, e manca solo i risultati, no, cioè non ho più niente da dire. Secondo me pure non bastano le parole, ma proprio dimostrazione in campo, organizzato, ripartire forte e giocare con il cuore, questo che fa la differenza secondo me. Chi è rimasto in collegamento? Mister D'Alessio, mister Stante, se vuole aggiungere qualcosa, volete aggiungere qualcosa a queste parole di Leandro Fernandez? Mila, innanzitutto ci tengo come gruppo Under 15 a ringraziarvi. E al tempo stesso, per quanto riguarda le parole di Leandro e anche quelle di Massimo, sono molto d'accordo, nel senso che bisogna fare fatti e cercare di essere tutti positivi, soprattutto l'ambiente, di sostenere questi ragazzi che sicuramente staranno dando l'anima in allenamento insieme al mister per cercare di cambiare questa situazione che soprattutto a loro non piace, e quindi dobbiamo solamente dargli la carica giusta e la spinta per uscire tutti insieme da questa situazione. L'ultima parola ai ragazzi sulla gara di domani del Pescara con la Salernitana. Beh, io guardo sempre tutte le partite, e prima andavo allo stadio, sono un gran tifoso del Pescara. A me piace come gioca il Pescara, soprattutto nella parte offensiva, dove il Pescara gira bene palla e si muovono bene, e niente, questo. Allora, grazie Simone e in bocca al lupo per la tua salute, per una ripresa velocissima. Noi siamo in chiusura, ringraziamo gli Under 15 del Pescara con il mister Filippo D'Alessio, con il vice Daniele Stante e i ragazzi che sono rimasti in linea, ma anche quelli che sono corsi al campo per allenarsi. Un grazie come sempre a Massimo Profeta e un grazie speciale.
Ciao Massimo, un grazie speciale al nostro ospite del Pescara di oggi, Leandro Fernandez, e in bocca al lupo per domani per il tuo campionato. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille Mass. Allora, noi ringraziamo voi per averci accompagnato in questa puntata di Cuccioli e Campioni. Grazie a Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio in regia. Grazie ad Alceo Tontorinati per la diretta Zoom. Grazie a Luca Teseo, Francesco Paolo Salviani per le esterne. E naturalmente grazie a tutta la Pescara Calcio, settore giovanile, attività di base con Angelo Londrillo, Max Mucciante per l'ufficio comunicazione. Noi vi auguriamo la buonanotte e vi aspettiamo tra una settimana su Rete 8 Sport a Cuccioli e Campioni. Ciao!